Il calcio vive per i tifosi, è un momento di condivisioni e viverlo con i tifosi amplifica e lo rende ancora più magico di quello che è. Purtroppo questo periodo lo stiamo un po' pagando in una piazza come Salerno, che comunque dell'amore della gente e del tifo cioè, è caratteristica rispetto a tante altre squadre. Una tifoseria che nel calcio si conosce, perché quando viene a giocare da avversario noti l'impatto di una curva importante, quindi si sa alla piazza di Salerno quello che può dare a un giocatore e l'importanza che ti dà giocare per la Salernitana. Box to box è un termine che nel calcio si usa per descrivere un giocatore che da solo percorre tutto il campo da un'area all'altra. Ma box to box, tradotto letteralmente, significa anche da scatola a scatola, come quelle dei ricordi che si riaprono per rivivere momenti importanti della propria vita. Ispirandoci al box to box, abbiamo deciso di ripercorrere le storie dei giocatori granata, passando da una scatola all'altra, alla scoperta dei momenti belli e brutti della loro carriera. Oggi andiamo box to box con Leonardo Capezzi. Benvenuto Leonardo. Grazie, buongiorno. Come va? Tutto a posto, grazie, tutto bene. Finalmente un po' di sole. Ti abbiamo portato al mare, in effetti, e tra l'altro a pochi passi dallo stadio Arechi. Credo sia una fortuna per voi giocare in una città con il mare a fianco, praticamente. Sì, senza dubbio, il mare, come ti svegli la mattina, porta energia, porta positività e quindi sicuramente un elemento importante. È bellissimo per la città e sicuramente è una cosa che fa la differenza. Quindi il mare è una caratteristica positiva in ogni città che appunto ha la fortuna di averlo, però nello specifico di Salerno cosa pensi? Penso che porta qualità alla città e porta qualità soprattutto al clima, che è un clima bellissimo, spettacolare, che comunque raramente se ne trovano così in Italia, se non al sud, ma in determinate zone. E questo va a migliorare le giornate. Naturalmente, quando vedi il sole, cambia l'umore e ti porta ad essere più felice. Quindi è una cosa davvero importante. Quindi ti piace Salerno? Ti ci sei ambientato, insomma, subito? Sì, subito, fin dal primo giorno, dall'arrivo anno scorso a gennaio. Ho sentito qualcosa di diverso, non so descrivere bene cosa, ma ho provato qualcosa di bello, di positivo e sono stato bene fin da subito, questa è la verità. Per colpa del lockdown non ho potuto vivere al meglio la città, spero infatti che questa pandemia possa finire presto per apprezzare ancora meglio la città, la costiera, insomma, e tutti i posti qua vicino, che sono davvero molto belli. Sei pronto a portarci in viaggio con te? Vediamo, Andiamo? vediamo, speriamo di non far Oh, danni. magari, sto scherzando, però in realtà un viaggetto ce lo farai fare a ritroso nella tua vita. Andiamo a ripercorrere le varie tappe, i vari porti in cui sei approdato, prima di arrivare ovviamente a Salerno. Com'è nata la tua passione per il calcio? No, la passione per il calcio penso da quello che comunque mi hanno raccontato la mia famiglia e i miei genitori nasce subito. Fin da piccolo ero innamorato della palla, l'avevo sempre tra i piedi, a casa dei nonni, giocavo sempre, quindi fin da subito è nata. Devo dire che invece l'inizio proprio, se così si può chiamare, iniziale, che quando ho iniziato a giocare è partito un po' dopo, all'età di 8 anni. Comunque sento molti miei compagni che hanno iniziato molto prima, quindi devo dire non ho iniziato proprio presto. E ho iniziato sì a San Giovanni nella squadra del paese con gli amici del paese, gli amici di una vita che alcuni ci giocavo contro, altri insieme che comunque continuano a essere i miei migliori amici adesso. E quindi
È un ricordo bellissimo, che fai quello che ti piace con i tuoi amici e ti legano per tutta la vita, quindi sono ricordi molto belli. Quindi sì, il mio inizio è stato appunto nella squadra del mio paese con gli amici della vita. Quindi insomma hai iniziato un po' per gioco fino al 2008, se non erro, e l'anno in cui sei arrivato alla Fiorentina e sei diventato fin da subito un punto fermo della Primavera Viola. E tanto è vero che sei riuscito a guadagnarti anche in poco tempo qualche convocazione in prima squadra. Come ricordi quell'esperienza? No, bello, il passaggio dalla San Giovannese alla Fiorentina è un passo grande, un passo importante, perché comunque la Fiorentina ha una storia, un settore giovanile molto importante. E a quei tempi, cioè a quei tempi come allora, diciamo, va a individuare i miglior profili attuali, i miglior giovani, quindi va a costruire squadre importanti. Quindi diciamo che ho alzato il livello e sono entrato a far parte, se si può dire, di un'elite, di ragazzi fortunati che comunque alzano il proprio livello di gioco con strutture e allenatori predisposti a farti migliorare ogni giorno. E diciamo è iniziata la mia crescita, sono iniziato a crescere, a migliorare, a lavorare, a capire ancora meglio il calcio, le dinamiche, quindi ricordo che sono stati anni bellissimi che comunque mi hanno portato a crescere tanto, a fare tutto il percorso dai giovanissimi fino appunto alla Primavera, dalla quale insomma ho fatto 2 anni. Avevamo davvero una squadra importante, forte, infatti tanti ragazzi giocano in giro adesso anche a livelli importanti. C'è il rammarico che non siamo mai riusciti a vincere niente, che comunque era una cosa che ci poteva unire ancora di più, però comunque restano ricordi unici e bellissimi. C'era un giocatore al quale ti ispiravi, insomma, che prendevi come punto di riferimento lì alla Fiorentina? No, a quei tempi c'era Pizarro, il PEC, e fin dal primo allenamento che vidi capii che aveva qualcosa di diverso, era un giocatore unico e prima ancora il giocatore era un ragazzo, una persona straordinaria. E quindi ricordo, mi prendeva, mi dava consigli, mi ha fatto crescere molto e tornando indietro, ripensando a quei giorni, capisci oggi la fortuna che hai avuto a vivere quelle situazioni che magari in quel momento non cogli, però adesso a distanza di anni, se ti fermi e pensi, capisci l'importanza e la fortuna e la bellezza di quei giorni. A proposito di situazioni non colte, nel 2011 so che ti è arrivata una chiamata dall'estero. Un certo Sir Alex Ferguson ti voleva al Manchester. È giusta questa cosa? È giusta, in parte sì, in parte no. La verità, sinceramente, non l'ho saputa mai. Ero talmente piccolo che non mi interessavano queste cose e francamente non le venivo nemmeno a sapere. Magari ci fu qualche passaggio con la mia famiglia. Ma pochi mesi prima mi legai alla Fiorentina con il primo contratto da professionista a 16 anni e quindi questa cosa non fu più possibile, anche perché a quel tempo, come penso farà allora, le squadre estere vanno a prendere i ragazzi dai vivai in Italia prima ancora che si legano con un contratto alla squadra, quindi dal momento che ho firmato quel contratto è caduta questa possibilità. Infatti, se non sbaglio, un tuo compagno di squadra all'epoca, Gollini, l'attuale portiere dell'Atalanta, invece accettò di andare a Manchester. Sì, lui poco prima andò a Manchester e ha fatto un percorso diverso. Devo dire che ci sono sempre buoni rapporti, abbiamo condiviso anche una vacanza insieme e adesso è in nazionale, sta facendo una carriera importante che se la merita, che se l'è guadagnata col campo, cioè sul campo, e gli faccio davvero i complimenti per quello che sta facendo. Ti sei pentito poi nel tempo di non aver avuto l'opportunità di sfruttare questa occasione? No, pentito assolutamente no, perché comunque il percorso che ho fatto è un percorso importante, bello, del quale non rinnego niente e del quale sono felice. Col senno di poi, saper dirti cosa avrei risposto non saprei, è normale, è una chiamata talmente importante che puoi un attimo tentennare.
non so se sarei stato pronto, comunque sono stato sempre molto legato alla casa, a casa, alla famiglia, e però cioè, avrei dovuto capire in quel momento quali sarebbero state le sensazioni. Adesso non saprei darti una risposta, sono sincero. In ogni caso però tu comunque a Firenze, insomma nella Fiorentina, hai scritto il tuo futuro, ti sei messo in mostra per bene, tanto è vero che sei stato convocato anche nelle rappresentative giovanili della nazionale italiana e lì hai indossato anche la fascia di capitano. Come ricordi quell'esperienza? No, ricordo giorni, momenti bellissimi, andare in giro per l'Europa, nelle capitali, a fare tornei, a fare amichevoli con i migliori ragazzi di quel tempo che venivano convocati dalle varie squadre, alcuni oggi giocano a livelli altissimi e anche quelli sono passaggi di calcio, di crescita importanti che aumentano e rendono più rapido il processo e niente, che comunque ti fanno star bene, essere felici e capisci di essere veramente, veramente fortunato, perché ti fanno vivere qualcosa di unico. Insomma, sono momenti davvero, davvero importanti che comunque l'ho ancora tanto impresso in testa e che porto sempre con me, perché indossare la maglietta azzurra non è da tutti. E quindi niente, momenti davvero, davvero felici. Abbiamo fatto già tanti nomi, però se te ne faccio uno in particolare, Vincenzo Montella, cosa ti viene in mente? No, mi viene in mente un allenatore al quale sarò sempre grato, perché mi ha dato la possibilità di esordire a 18 anni in Europa League, in Romania contro il Panduri. All'ottantesimo minuto, una partita che la Fiorentina stava perdendo 1-0 e per fortuna, per casualità, insomma, siamo riusciti a vincerla per 2-1, quindi è un nome importante, è un nome che mi ha dato fiducia, mi ha fatto crescere in quegli anni, perché costantemente mi allenavo in prima squadra e poi scendevo in primavera a giocare, quindi è un nome al quale sarò sempre riconoscente e grato. Un tuo grande estimatore aveva già, insomma, apprezzato le tue qualità calcistiche, quindi a un certo punto era arrivato il momento di fare le ossa, no? Di fare finalmente questo salto nella vita da calciatore professionista, e la tua prima tappa in quel senso è stata Varese in Serie B. Sì. Una ottima annata per te, sei stato un protagonista lì, però purtroppo la stagione si è conclusa negativamente perché la società, a causa di difficoltà economiche, è retrocessa. Tu come hai vissuto quell'esperienza lì, la tua prima esperienza da calciatore professionista? No, devo dire, entravo nel mondo del calcio dei grandi e il passaggio comunque non è immediato, è un passaggio complesso, perché finisce quello che è il percorso giovanile, inizia una nuova tappa della vita dove entri a far parte di spogliatoi importanti, con giocatori grandi che hanno famiglie, insomma, quindi aumenta ancora il processo e diventa ancora maggiore di crescita e devi arrivarci al momento giusto, perché... Ecco, c'è un momento specifico in cui uno capisce di essere arrivato alla prontezza per affrontare questo grande salto? Secondo me il momento giusto uno non lo capisce mai. La verità, devi essere pronto quando vieni chiamato in causa, e certamente ci sono, quando entri poi in quegli spogliatoi capisci che hai alzato il livello e che devi farti trovare pronto, perché alla fine sei uno di loro e quando entri in campo l'età non conta più, è solo un numero. E quindi sì, è stato il mio primo anno e purtroppo è andato non bene per cause esterne anche della società. È un rammarico grande, perché sicuramente Varese è una piazza importante che merita quella categoria, però c'è stato un anno bellissimo al quale ho dato continuità a quello che avevo intrapreso prima, ho giocato quasi sempre e personalmente molto bello, mi sono divertito davvero tanto in campo. Una squadra della categoria cadetta però aveva messo gli occhi su di te e il Crotone, e tu anche in Calabria sei stato il protagonista, uno dei protagonisti ovviamente, della promozione in A. Quindi altro momento, diciamo, importante della tua vita, l'emozione di una promozione, come l'hai vissuta?
Sì, c'è stato poi il passaggio a Crotone, è stato un anno unico, fantastico. Eravamo una squadra costruita con un budget per la salvezza. Se non sbaglio, l'anno prima si era salvato all'ultimo secondo il Crotone, quindi era quello l'obiettivo principale. Dopodiché è nata una stagione incredibile, una stagione con un gruppo unito che giorno dopo giorno migliorava, che vinceva le partite, che con il passare del tempo ha iniziato a crederci. Se me lo avessero detto all'inizio era impensabile, perché comunque la B offriva a quel tempo, come adesso, squadre davvero importanti, e posso dire personalmente che se non è stato un miracolo, poco ci manca, perché abbiamo fatto qualcosa davvero di straordinario e niente, vincere cambia le prospettive, cambia le carriere, è stato ed è un ricordo talmente grande che me lo porto con me e mi accompagna sempre e mi accompagnerà sempre. C'è secondo te un segreto, un particolare per riuscire ad ottenere una promozione a livello calcistico? C'è un'intesa di squadra particolare, magari una guida tecnica che aiuta a raggiungere questo obiettivo? Sì, ci deve essere un insieme di cose, non è una cosa che nasce a caso, si deve formare un'alchimia importante nel gruppo, ci deve essere un condottiero, un allenatore che comunque dà valore alla squadra e apporta miglioramenti e in cui la squadra chiede, e l'allenatore poi ti fa fare la differenza, perché fa rendere al massimo i giocatori e questo di conseguenza migliora la squadra. E quindi sì, ci deve essere un insieme di cose che portano alla vittoria, in primis sempre il lavoro. Mi ricordo che lavoravamo davvero tanto con Juric ogni giorno E quindi è frutto un po' di tutte queste cose messe insieme. I rossoblù decidono di esercitare il diritto di riscatto, mentre la Fiorentina non esercita l'opzione di controriscatto. Come l'hai vissuta questa scelta della Fiorentina? No, è stato un periodo, quell'estate, particolare, perché il mio contratto aveva la durata ancora di un anno e venivo da un ottimo campionato a Crotone e ci fu il direttore Corvino della Fiorentina che mi chiamò per rinnovarlo, però sinceramente non fu una proposta giusta a quello che avevo dimostrato in campo quell'anno. Però questa proposta rimase lì, non ci fu un dialogo e un modo di continuare a parlarne. E il Crotone, in cuor suo, a suo tempo aveva effettuato il riscatto, essendo consapevole che la Fiorentina facesse il controriscatto, cosa che fanno quasi tutte le società per i giovani, ma appunto non fu così. E quindi mi ritrovai con un anno di contratto a Crotone, e trovandomi un anno di contratto a Crotone con il calciomercato iniziai a parlare un po' col Crotone, ma avendo avuto delle difficoltà per poterlo rinnovare con la Fiorentina, magari in quel tempo, seppur era diventata una società di Serie A, ma magari il Crotone aveva le sue difficoltà. E ricordo quell'estate, a fine proprio calciomercato, arrivò la Sampdoria che mi fece un'offerta importante a quel tempo, e niente, accettai l'offerta e firmai per la Sampdoria, rimanendo il primo anno in prestito in Serie A al Crotone. Quindi con la Sampdoria che tipo di rapporto hai avuto? No, bello, mi ha dato fiducia e mi è stata sempre vicino anche quando sono andato in prestito. Purtroppo non ho espresso al meglio le mie qualità nell'anno alla fine, che poi sono stato un anno là, e niente, sono stato in un livello davvero molto alto, perché la Sampdoria a quel tempo si giocava l'Europa League e avevo davanti un giocatore come Torreira, che adesso gioca all'Atletico Madrid, dal quale ho imparato tanto, però è normale, non mi ha dato la possibilità di trovare molto spazio, però sono anni, cioè è stato un anno bello e un percorso bello, sempre di crescita, davvero importante.
poi insomma sei passato in prestito al neopromosso Empoli e lì hai stretto subito feeling con l'allenatore Andrea Azzoli, che all'inizio ti ha anche dato l'opportunità di scendere in campo da titolare. Poi diciamo col tempo forse qualcosa non ha funzionato esattamente, perché non hai trovato proprio il giusto spazio lì a Empoli. Sì, non è stato un passaggio a vuoto, perché comunque è stato sempre un passaggio di crescita, ma personalmente mi aspettavo anch'io qualcosa in più che non c'è stato. L'Empoli mi ha dato fiducia fin dal primo giorno. Ho giocato delle prime 10 partite, ne ho giocate 9 con il mister Andrazzoli, iniziando bene, le ultime partite sinceramente un po' sottotono, e poi niente, ci fu l'esonero del mister, arrivò Iachini e soprattutto nella partita con la Juve ci fu una sorta di provare a cambiare modulo a un giocatore, di portarlo da mezzala davanti alla difesa, che appunto è Bennacer, e dove fece una partita davvero importante, e da quel giorno ebbe la continuità giusta e meritata fino alla fine della stagione, tant'è che poi nel mercato di estivo firmò per il Milan. E quindi sì, è stato un anno non semplice, perché comunque ho iniziato a giocare, poi mi sono fermato, poi ho giocato un po' nel finale con il ritorno di Andrazzoli, però anche lì insomma ho avuto davanti un giocatore forte, molto molto bravo, e che alla fine era giusto che giocasse lui al mio posto. Quindi diciamo, dopo il primo anno a Crotone DA, che comunque aveva avuto una buona continuità, nei due anni successivi ho perso un po' questa continuità, e per il livello dei giocatori accanto che si è alzato molto, e quindi è stato un po' un rallentamento di quello che erano stati i primi anni, no? Quindi sono stati anni belli, perché comunque il livello era alto e nel quale sono migliorato, ma allo stesso tempo non semplici e difficili, perché certo, quando un giocatore gli viene levato il campo, in parte smette di vivere, vede le cose in modo diverso, e quindi sono stati anni non semplici. Però diciamo, non tutto il male tra virgolette viene per nuocere, perché dovevi provare un'altra esperienza, all'estero, in Europa, però comunque fuori dall'Italia, e sei stato in Liga 2 ad Albacete in Spagna, e quindi insomma hai provato anche quest'altra esperienza. Com'è andata lì? Sì, ho fatto l'esperienza in Spagna, avevo richieste anche in Serie B, però avendola già vinta ho detto volevo provare qualcosa di nuovo, volevo vedere nuovo calcio, una nuova cultura, imparare anche magari una nuova lingua, e pensavo che comunque le mie caratteristiche anche al calcio spagnolo potevano essere giuste. E anche lì sono stati sei mesi particolari, che sono partito, che giocavo, poi sono stato messo fuori, mi sentivo in parte non aiutato né dall'allenatore né dalla società, un po' di difficoltà con la lingua, insomma non è stato un bel periodo. Sono stati 5-6 mesi. Cioè, ad ora magari li rivedo belli, perché comunque ho visto un calcio diverso, una cultura, un modo di approcciarsi proprio al calcio molto diverso dal nostro italiano. Qual era la differenza principale? Ci sono meno pressioni, è vissuto con più spensieratezza, si pensa più al divertimento, è diverso. Sì, anche gli orari lì sono tutti sbagliati. Gli orari sono diversi, si cena tardi, quando si arriva in trasferta prima della partita andavamo a cena alle 10 e comunque, se sei cresciuto con la mentalità, certo, italiana, anche quello non è facile. Mi arrivava a dire, ma questi sono matti, ma che stanno facendo? E quindi anche lì è un processo che uno si deve abituare. E, però comunque sì, dai, è stata difficile, però un'esperienza sicuramente mi ha fatto crescere. E poi infine Salerno. Ecco, avendo ripercorso tutte queste tappe, avendo fatto grandi nomi, perché alzo le mani, c'è stato un allenatore in particolare nel corso della tua crescita calcistica
che veramente puoi definire una guida, che ti ha lasciato qualcosa che ancora metti in campo? No, posso dire che nel periodo giovanile sicuramente Federico Guidi, che è l'attuale allenatore della Casertana, mi ha dato tanto dal punto di vista tecnico, mi ha fatto innamorare ancora di più al gioco e mi ha fatto divertire, insomma mi ha fatto crescere, migliorare, quindi sarò sempre grato perché mi ha dato veramente tanto e soprattutto mi ha dato fiducia, che è la cosa più bella per un giocatore. Poi tutti sono stati importanti. Se devo dirne uno, dico Juric, perché ho vinto e quando vinci si crea un'alchimia, certo, davvero, davvero diversa, e mi ha dato tanto in campo. Lui era un centrocampista, quindi mi ha dato ancora più aggressività, ancora più fame, e quindi poi con la vittoria del campionato il rapporto, il legame si uniscono ancora di più e diventano ancora più grandi. Quindi se devo fare un nome è lui, ma perché anche la vittoria, certo, amplifica. Avete condiviso un momento di felicità, sì, e la felicità è importante poi, certo, per il futuro di una persona. Certo. Quindi arrivi a Salerno nel mercato di gennaio, con il mercato di gennaio, e insomma a Salerno cerchi anche un po' di riscattarti, no, dall'esperienza spagnola. E che tipo di gruppo hai trovato quando sei arrivato a Salerno? No, bello, bello, un gruppo bello, sano, di valori, che comunque mi ha accolto subito nel migliore dei modi. Alcuni ragazzi li conoscevo già, altri ci ho legato subito dopo poco tempo, però no, ho trovato un buon gruppo, bello, sano, positivo, no, niente da dire da quel punto di vista, subito sono stato a mio agio e mi sono trovato subito bene. E invece la scelta della Salernitana da cosa è dipesa? La scelta della Salernitana è dipesa che alla fine mi ha voluto, e c'erano altre squadre anche in quel periodo, e poi c'è stata la Salernitana che alla fine con più convinzione mi ha voluto e ho accettato insomma la proposta. La Salernitana ti ha voluto fortemente anche perché eri, diciamo, un centrocampista di spessore, con delle caratteristiche differenti rispetto ai centrocampisti che invece avevano lasciato la città. Avevano puntato molto su di te qui a Salerno. Sì, no, e mi voleva il direttore, insomma si erano create le situazioni giuste perché la cosa si potesse concretizzare, e così è stato, ma insomma sono stato contento fin dal primo giorno che sono arrivato qua, tant'è che poi quest'estate mi sono legato per 3 anni di proprietà e Mi sono trovato bene, ho trovato un ambiente di calcio, un gruppo unito e una piazza davvero importante. Hai collezionato l'anno scorso 7 presenze, di cui 2 da titolare. Ecco, con che spirito hai vissuto lo scorso campionato? No, sono arrivato qua con gli strascichi anche che avevo in Spagna e che mi portavo dietro dai due anni precedenti. Sono arrivato sempre in cerca di quella continuità che magari non sono riuscito nemmeno a trovare nei mesi che sono stato
che sono stato a Salerno, quindi anche qui dal punto di vista personale sportivo in campo non sono stati positivi, anche se comunque sono rimasto contento di come ho approcciato, di come ho approcciato gli allenamenti, di come ho approcciato le partite quando sono stato chiamato in causa. Quindi alla fine il bilancio da quel punto di vista lo vedo positivo, perché penso di essermi stato fatto apprezzare e di aver lasciato tutto me stesso in campo. Comunque è la cosa più importante per chi fa questo lavoro. Non hai trovato lo spazio che meritavi a Salerno, il riscatto che cercavi l'anno scorso, e quindi ti sei momentaneamente allontanato, però poi la Salernitana ha fatto del pressing per riaverti e hai avuto la tua seconda chance in Granata. Ecco, sei stato contento di questa cosa? Sì, sono stato contento perché, come ho detto prima, ho sentito delle sensazioni diverse appena sono arrivato qua a Salerno, e quindi mi sono legato con la città, con alcuni amici, con i compagni, sono stato davvero bene. Peccato, ecco, per il campo, che sono stati mesi non bellissimi dal punto di vista personale, ma mi sentivo che avevo iniziato un percorso e dovevo continuarlo e finirlo, quindi la chiamata quest'estate della Salernitana mi ha fatto piacere, e la fiducia della società che mi ha dato, e quindi ogni giorno scendo in campo per ripagarla e dar tutto a me stesso. Hai trovato per la prima volta qui a Salerno una nuova guida tecnica, Fabrizio Castori, che devo dire ha subito apprezzato le tue qualità. Tu cosa ne pensi del tecnico? No, penso che un tecnico di esperienza assoluta per la categoria e per il calcio, perché è sotto gli occhi di tutto quello che ha fatto negli anni e quello che ha vinto, quindi non devo venire io qua a dire chi è Castori, ma è sotto gli occhi di tutti. E per quanto riguarda qua a Salerno, penso che ha dato la mentalità che incarna lui, rispecchia tutta la squadra, e questo è un valore importante e è una bellissima cosa per un allenatore, no? Vedere che comunque la tua idea di calcio viene sviluppata poi dai ragazzi, e i ragazzi ti seguono alla lettera, e quindi direi che questa è la forza più grande di questo gruppo e della Salernitana di quest'anno. Io sono riuscito a trovare la continuità che avevo smarrito, e quindi insomma sono contento e felice di questo, della scelta che ho fatto, e sono tornato su buoni livelli e niente, voglio continuare ad andare avanti così. E le tue caratteristiche tecniche si sposano bene con il calcio di Castori? Sì, comunque è un calcio aggressivo, è un calcio di verticalizzazioni, e comunque mi sento in campo che una mia caratteristica è l'aggressività e non mollare mai, quindi sì, si incarna perfettamente con quello che chiede il mister. Contro il Lecce, nel girone d'andata quest'anno, torni anche al gol e quindi diciamo ti sblocchi, no? Anche a livello emotivo. Credi che la fiducia del tecnico abbia contribuito in questa sorta di rivalsa personale? Sì, sicuramente la fiducia ha contribuito, e la fiducia è tutto, perché se hai possibilità di giocare con più frequenza hai più possibilità di trovare il gol e di crescere la condizione psicofisica. Sicuramente la fiducia è la componente importante. La carriera penso che è un po' come la vita, è fatta di alti e bassi, è un percorso lungo che comunque ha le sue difficoltà, e così per tutti. La verità è che non si deve mollare mai e si deve sempre cercare di vedere il positivo in qualsiasi circostanza. Non è semplice, perché poi quando viene a mancare il campo viene a mancare tutto, però sono convinto che è da lì che si migliora, che si cresce e che si diventa ancora più forti. Quindi possiamo dire che hai ritrovato un po' la tua ferocia agonistica, che è una caratteristica che poi ti ha sempre contraddistinto. Sì, possiamo dirlo. Penso che non l'ho mai persa, solamente perdendo il campo un po' inconsciamente ti cambia. Solo il campo ti ridà tutto quello che meriti alla fine. Ma
se ci fossero stati tifosi, secondo te che tipo di emozione differente avresti provato nel gol che poi è stato il momento del tuo sblocco anche psicologico? Sicuramente il calcio vive per i tifosi, è un momento di condivisioni e viverlo con i tifosi amplifica e lo rende ancora più magico di quello che è. Purtroppo questo periodo lo stiamo un po' pagando in una piazza come Salerno, che comunque dell'amore della gente e del tifo è caratteristica rispetto a tante altre squadre. Quindi è davvero un peccato, soprattutto in una stagione importante e bella come quella che stiamo facendo, non poter vivere quelle emozioni. Sentiamo comunque il calore della gente che è molto vicino e che non ci lascia mai. Però ecco, poter vivere una reghi piena, una reghi con 20.000 persone sarebbe ancora più bello e sicuramente ci farebbe tirare ancora quel qualcosa in più fuori. E tu cosa pensavi della tifoseria di Salerno prima di arrivare qua? No, bella, una bella tifoseria, una tifoseria che nel calcio si conosce, perché quando viene a giocare da avversario noti l'impatto di una curva importante, quindi si sa la piazza di Salerno quello che può dare a un giocatore e l'importanza che ti dà giocare per la Salernitana, che qua ti fa sentire giocatore rispetto ad altre città, e questo è bello, porta magari anche delle pressioni leggermente diverse, ma fa parte del gioco, è bello averle perché ti fa capire l'importanza della squadra per la quale stai giocando. Io parlo spesso con i tifosi e molto spesso mi chiedono: secondo te questo potrebbe essere l'anno per andare in Serie A? Io la domanda la rivolgo a te, credi sia l'anno giusto? Potrebbe essere l'anno giusto, le difficoltà ci sono perché le squadre sono forti, però vedo un gruppo unito, compatto, bello che merita una gioia grande, così come la merita la città. Quello che posso dire e assicurare, vedendo e stando vicino a tutti, che ce la metteremo tutta fino alla fine, metteremo sempre il cuore e tutto noi stessi, perché è il sogno nostro, è il sogno di tutti i tifosi della Salernitana e di Salerno, quindi combatteremo fino alla fine e vedremo quello che succederà. E questo è già un bel risultato. Ti abbiamo prelevato, siamo venuti fino al campo, ti abbiamo aspettato che facessi allenamento e per portare al termine questa nostra chiacchierata. Sei stancato? Sì, siamo belli, belli stanchi, abbiamo fatto un bel lavoro di forza e poi partitelle a campo ridotto e poi a campo grande, quindi prendete anche un po' di sole perché sei più abbronzato. Davvero, davvero, oggi era una bellissima giornata e ci abbronziamo pure, quindi di meglio non possiamo chiedere. Vedi. Allora, oggi stamattina abbiamo parlato della tua vita da un punto di vista calcistico, quindi della tua carriera. Ma Leonardo, fuori dal campo, che ragazzo è? Ci parli un po' di te? No, un ragazzo semplice, la verità, mi reputo un ragazzo semplice che mi piacciono le cose che insomma piacciono ai ragazzi della mia età. Tanto calcio sicuramente, anche fuori dal campo mi piace vedere partite e vedere gli amici, insomma, e poi la vita classica, dai, condividere il tempo con gli amici, con la famiglia, con la fidanzata, insomma, le cose che penso fanno un po' tutti, però mi reputo
molto tranquillo, dai, mi reputo anche un solitario, che mi piace comunque stare a casa da solo, avere il mio spazio. Come stai trascorrendo questo momento un po' di chiusura? Guardi film, non so, Netflix? Sì, Netflix, le serie, partite, le classiche cose che fanno un po' tutti. Dai, per fortuna riusciamo a venire al campo, allenarsi, a continuare il nostro lavoro che ci permette comunque di staccare. Quindi certo, diciamo che siamo impegnati tutti i giorni, il fine settimana si gioca, quindi siamo sfortunati sotto questo aspetto. Allora, Leonardo, Box to Box è un format e, insomma, anche come abbiamo fatto con i tuoi compagni di squadra, abbiamo già posizionato le due buste e in queste due buste ci sono delle sorprese per te o comunque delle cose che ti appartengono. Ciao, capi. 26, un verso e 30 anche te adesso. C'è più da nascondersi, mi dispiace. Faccio tanti auguri, buon compleanno. Sono qui che stavo ricordando tutti gli aneddoti, insomma, che abbiamo passato insieme, tanti che non si possono raccontare chiaramente, ma sicuramente quello che mi è rimasto adesso, è venuto in mente anche così in maniera simpatica, è il viaggio in Andalusia, insomma, quei 20 giorni di reggaeton mi hai fatto ascoltare che non ne avevo veramente più dopo 20 giorni, quindi avevo bisogno di cambiare playlist, dal campionato vinto a Crotone, da tutte le vacanze fatte insieme, dalle cose condivise fine settimana. Ti mando tanti, tanti abbracci, un bacione e tanti auguri di nuovo. Ciao amico mio! Che dire, Nick è un grande amico, una grande persona e alla quale sono molto legato. Abbiamo passato momenti belli insieme, calcistici e non solo. Abbiamo fatto quasi tutto il settore giovanile a Firenze insieme, cioè lui è partito molto prima, io sono arrivato dopo, però abbiamo fatto tutta la trafila insieme. Poi abbiamo avuto la fortuna di ritrovarsi a Crotone, lui per solo 6 mesi, io tutto l'anno, abbiamo condiviso una gioia bellissima che è quella della vittoria del campionato, della promozione. Farlo insieme a lui rende ancora più speciale questo. E dopodiché tante vacanze insieme, tanti momenti unici che sicuramente mi porterò con me, una persona vera di cuore, e la ringrazio, mi fanno tantissimo piacere. Tantissimo piacere questi auguri, dai, veramente belli. E per la musica sì, diciamo che mi piace molto molto il reggaeton, ma stresso anche i compagni, anche i compagni, spogliatoio, in palestra, certo, mi piace sempre metterla perché porta allegria, cambia la giornata, cambia l'umore, quindi... Quindi diciamo, ti sei portato questa cosa dalla Spagna o già da prima? Sì, no, mi piaceva già prima, in Spagna è ancora aumentata perché i ragazzi l'ascoltano veramente sempre, hanno un senso di musica alto e c'è sempre dentro lo spogliatoio, a prescindere anche del risultato, e quindi tornando indietro ai discorsi che avevamo fatto prima riguardo alle pressioni, al moto del calcio, in Spagna è totalmente diverso, sia una vittoria che una sconfitta, la musica c'è sempre, sia un altro spirito, e quindi sì, è una cosa che mi porto dietro e che mi piace molto. Quindi deduco che il tuo coro preferito della Salernitana sia Despacito. Per forza, non c'è scampo. Allora, questa è un'altra busta per te. Dalla tua emozione credo di aver centrato la prima sorpresa. Sicuramente. Quindi ho spiato bene sui tuoi social. Vediamo questa. Ti parlavo di social per questo, prima di, insomma, di sfogliarle tutte, ti dico, queste fotografie sono tratte dal tuo Instagram e sono quelle che mi hanno colpito particolarmente, un po' per le foto, un po' per le didascalie, quindi andiamo per gradi. La prima che ho notato è questa con Daniele De Rossi e tu sotto questa foto hai scritto idolo. Sì, idolo, la verità è l'idolo da sempre, è un punto di riferimento dal punto di vista sportivo, ma primis anche come uomo, quello che ha fatto alla Roma, l'uomo che è, quello ha lasciato al calcio, e penso fanno vedere agli occhi di tutti la persona che è, quindi sì, è un idolo, una fonte di ispirazione. Questo cattura sì un momento bellissimo che magari quando sei dentro non lo apprezzi tanto. Dove eravate lì? Qui eravamo ad Empoli. In un Empoli-Roma che tra l'altro a fine primo tempo ho avuto la fortuna pure di scambiare la maglia che custodisco molto stretta, e appunto qui sì, era il momento che gli chiesi la maglia, che era finito il primo tempo, e niente, è un idolo, e quindi
Diciamo, ti ispiri un po' a lui? Sì, mi ispiro, mi piace, sicuramente era di un livello altissimo, però mi ispiro sia per la persona, sia per il modo che ha di giocare, che non molla mai. E appunto, niente, vedere queste foto tornano in mente dei momenti bellissimi, riesci a apprezzarli ancora di più che quando sei dentro nel momento. Certe volte dai tutto per scontato, ma scontato non è. Vero, vai. Quindi foto bellissima questa. Questo è il mio babbo. Anche qui mi ha colpito la didascalia, qui penso fosse carnevale nello specifico. Sì, qui dovrebbe essere, sì. E tu hai scritto, dovessi insomma travestirmi da qualcuno, mi travestirei da eroe, ma i vestiti di mio padre mi stanno stretti. Certo, sì, perché un padre, penso per tutti, ho avuto la fortuna di averlo sempre vicino, così come mia mamma, come la mia famiglia. Sono fortunato che non mi è mancato niente, ma soprattutto mi hanno insegnato i valori della vita, che alla fine sono più importanti di qualsiasi cosa, e quindi rimane sempre un punto di riferimento e sempre lo sarà. Quindi ti ha seguito anche da un punto di vista calcistico? Sì, mi ha seguito, da piccolo mi portava sempre, la domenica comunque si viveva per chi giocava, veniva a vedere partite in trasferta, e no, mi ha seguito tanto, e comunque lo continua a fare. Purtroppo adesso non si può venire alla partita, lo va in televisione, ma sicuramente. Quindi appena venivano a Salerno? Sì, non inizialmente no, perché sono arrivato subito dopo due partite, è scoppiata la pandemia, però sicuramente ci sarà occasione, speriamo presto che possano venire. Lì ci sei tu da stadio. Bambino? Sì. Che bambino sei stato? Che infanzia hai avuto? No, tranquilla, dai, sempre con la palla, ma un'infanzia tranquilla, anche sentendo i miei, mi hanno sempre descritto come un ragazzo tranquillo. Magari dormivo un po' poco, un po' tanto mammone, mi piaceva stare nel lettone, però tranquillo, dai. Sei figlio unico? No, un fratello più grande al quale sono molto legato, e quindi no, un fratello più grande. Anche questa bellissima. Questa è Lucrezia, la mia ragazza. E no, qui eravamo in vacanza quest'estate in Grecia, e niente, una persona speciale, importante per me. E stiamo insieme da quasi 2 anni, e mi sta facendo crescere tanto, e alla quale sono molto legati. Mi ha dato quel qualcosa in più sicuramente, e seppure in Spagna abbiamo vissuto comunque momenti di lontananza non facili, mi è stata sempre vicina. Vi ha fortificato la distanza. Ci ha fortificato, mi ha fortificato, e soprattutto mi ha fatto tenere duro in un momento che non era semplice. Le cose nell'ambito calcistico non andavano bene, quindi avere una persona accanto che ti sostiene, ti fa sentire la vicinanza è importante, quindi certo. Per questo la ringrazierò sempre. E niente, è un punto di riferimento importante nella mia vita. L'ho messa subito dopo la foto di te da bambino con tuo padre, perché penso rappresenti un po' per il momento il tuo futuro, quello che stai costruendo. Sì, come uomo. Sicuramente. Come ti vedi da grande, tra virgolette? Ti vedi papà? Sicuramente, magari ancora penso che ho degli anni davanti, però è l'obiettivo sicuramente, avere una famiglia, penso è la gratificazione, avere dei figli è la cosa più bella che possa essere, così viene descritto dai miei compagni, ma è così, diciamo, è una gratificazione della vita, quindi farli con la persona giusta sicuramente è la cosa più bella che c'è, quindi sicuramente in testa c'è questo, e niente, sono contento, dai. Qua eravamo a Milano al compleanno di Pierluigi di Gollini, che eravamo a Milano, una serata molto divertente e molto bravo a organizzare feste, è bravissimo, e eravamo con Nick e con Luca Lezzerini, un altro grande amico, un'altra persona di calcio e non solo, anche di vita, con la quale ho sempre un bel rapporto, mi confronto, abbiamo fatto vacanze insieme, quindi eravamo. Che tipo sei fuori dal campo? Diciamo, tolti i panni da professionista, ti piace ridere, scherzare, magari fare anche qualche scherzetto ai tuoi compagni nello spogliatoio? Sì, no, mi piace ridere, scherzare, mi piace divertirmi. Sinceramente, prima devo avere confidenza, non sono un tipo che inizialmente mi lascia andare, mi reputo un timido.
devo conoscere prima i miei spazi, prima le persone che ho davanti, e poi mano a mano nel tempo mi lascio andare e con il tempo riesco a dare il meglio di me. Inizialmente sono un po' distaccato, ma perché ho un aspetto un po' più timido. Comunque sì, qua una bella serata, speriamo che tornino presto questi momenti perché mancano, la verità, mancano. Questa è l'ultima fotografia. Ho preso questa foto perché riconoscerai sicuramente qualcuno che sta vivendo ancora con te un'esperienza. Davvero? E l'esperienza in Granata, insomma, chi è? È Cedric, Sed, anche lui un ragazzo che abbiamo vissuto gioia e dolore ai tempi del settore giovanile. Ritrovarlo qua è stato bellissimo, abbiamo fatto percorsi differenti appena usciti dalla primavera. Io sono uscito un po' prima perché sono più grande, però ritrovarsi qui è bello. Ho visto lo stesso ragazzo di sempre che ha sempre voglia di migliorarsi e dà tutto per se stesso, cioè dà tutto per i compagni e per se stesso, non è cambiato di niente. Questo lo rende la persona fantastica quale è, quindi è piacevole e bello rivederlo e condividere nuovamente lo spogliatoio. L'hai trovato maturato in qualche aspetto? Sì, l'ho trovato maturato molto, l'ho trovato più serio, più inquadrato, anche chi è già padre di famiglia, quindi questo sicuramente l'ha fatto maturare tanto, sì, l'ho trovato più inquadrato, anche se poi è sempre il solito ragazzo solare che gli piace ridere, scherzare, davvero una grande persona. Allora, so che con lui e che con i tuoi ex compagni della primavera, Viola, insomma quelli che sono apparsi prima in foto, avete condiviso anche un'esperienza tra virgolette televisiva, un reality di MTV diciamo della Fiorentina, organizzato dalla Fiorentina. E che ricordi hai di questo programma? No, personalmente non sono un tipo che ama le telecamere, quindi inizialmente non l'ho colto come una bella cosa. Poi eri anche piccolo. Ero anche piccolo e la verità è che poi a fortuna mia si incentrava molto sui ragazzi che vivevano in convitto, okay, che vivevano nella villa, erano loro i protagonisti. Cedric, se non sbaglio, Cedric sì, era uno dei protagonisti, così come Lezzerini, come Gulin e i ragazzi che vivevano a Firenze, comunque appunto in convitto, diciamo il programma gli dedicava più tempo perché aveva tutta la giornata che li poteva seguire, quindi dalla scuola, dal dopo scuola, dalla cena piuttosto che l'allenamento. E noi da fuori comunque si compariva perché negli allenamenti, nelle partite, ma era diciamo un lavoro diverso, quindi diciamo sono stato tra virgolette un po' dietro le quinte, però ricordo che fu un'esperienza in un certo senso importante, perché la televisione diciamo ti apre una popolarità che magari a quel tempo era pure esagerata. Mi ricordo che quando andavamo fuori oppure in casa che giocavamo c'erano un sacco di ragazzi a vedere le partite. Tanti ragazzi anche sui social ebbero, certo, un incremento davvero esagerato, che comunque non è semplice, no, da gestire. Non è semplice da gestire per quell'età. E quindi è stata comunque una cosa anche lì che far crescere, però devi sempre incentrarla con la testa, perché sennò la strada è davvero, cioè, è davvero facile riuscire a inciampare e sbagliare percorso. Però comunque è stata una bella esperienza anche quella. Ok, non sei abituata alla televisione, però noi abbiamo deciso comunque di farti rivivere, tra virgolette, un momento televisivo, di fartelo rivivere con il tuo compagno, il tuo attuale compagno della Salernitana, il tuo ex compagno di primavera, che è Cedric. Tra l'altro una cosa del genere l'avevi fatta anche con Fazzi, un'intervista doppia, sì, stile Iene. Quindi adesso andiamo da Cedric e facciamo questa piccola intervista a entrambi. Va bene, va bene. Nome? Cedric Gondo. Leonardo. Cognome? Cedric Gondo. Capezzi. Nome Cedric Gondo. Ero già partito io. Nome? Leonardo. Cedric. Cognome? Capezzi. Gondo. Soprannome? Cape, Leo, Leutz,
Capez. Sed, Lil, basta. Ruolo. Centrocampista. Attaccante. Cosa pensi del tuo compagno? Che deve farsi i capelli. Che c'ha stile, mi piace il suo stile. Chi è più forte tra voi due? Tutte e due. Lui. Chi è più veloce? Lui. Io. Chi è più tecnico? Io. Lui. Chi è più giovane? Io. Lui. Anche se non sembra. Cosa invidi dell'altro? La velocità. Il suo controllo. Chi ha segnato più gol in maglia granata? Cedric. Io. Chi ne segnerà di più? Probabilmente io. Cedric. Sperando. Piatto preferito salernitano? La mozzarella. La pizza. In tutti i gusti. Chi è Capezzi? Lui. Chi è Gondo? È questo accanto a me, un ragazzo speciale, solare, davvero molto bravo. Un pregio di Leo? È un ragazzo d'oro, tranquillo e cerca sempre di aiutarti. Un difetto di Leo? Non saprei. Ah, ecco, aspetta, a volte c'è la musica che è un po' troppo, diciamo, luce. Un pregio di Cedric? Un ragazzo positivo, sempre, a positività. Un difetto di Cedric? Sempre i capelli. Come ti vedi tra 20 anni? Bella domanda. Penso sempre nel mondo del calcio. Non so, procuratore, allenatore, devo pensarci. Ai Maldive con un sigaro. Oh, spero di avere qualche figlio in più e godermi la famiglia. Un ricordo dell'esperienza in Giovani Speranze? I viaggi in pulmino che da Firenze, dalla stazione, andavamo al campo di allenamento e gli scherzi che ci facevamo. Scappare magari la sera per andare con gli amici, questo sì, è un bel ricordo. Il calciatore più forte del mondo? Maradona. Messi. Chi fa più scherzi nello spogliatoio? Cedric. Ah, in generale. Djuric. Sì, forse Milan. Una parola in dialetto salernitano. Yamma bre. Schiata la cappa. Saluta ai tifosi. Ciao a tutti i tifosi. Ciao, forza ciao. Forza Granata. Forza Granata sempre. Augura qualcosa a Leo. Che vince la Champions League. Augura qualcosa a Cedric. Tantissimi gol. Cosa ti aspetti da questo campionato? Una bella fine. Ci aspettiamo una gioia finale bellissima. Grande gollo. Ciao Leo, grande amico mio, come stai? Ne abbiamo passate in tante insieme, in campo e fuori, dai nostri campionati alle nostre vacanze insieme. Spero che tu ti possa togliere tante soddisfazioni con la maglia della Salernitana, spero che tu stia bene. Ti mando un grande abbraccio, un saluto e un super in bocca al lupo per tutto il resto della stagione. Sai che ti voglio bene e che faccio sempre tifo per te. Ciao amico mio. Grande gollo. È un grande amico, dai, un fratello. E siamo cresciuti in parte insieme calcisticamente, quindi lo ringrazio veramente di cuore e gli mando un grande abbraccio e spero di poterlo vedere presto.